Buongiorno a tutti, benvenuti anche quest'oggi su investire.biz. Ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè e Mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zago. Ultimo giorno della settimana quest'oggi, andiamo a fare un attimo il recap delle posizioni che abbiamo in portafoglio, ma andiamo a vedere anche gli indici azionari e alcuni livelli in ottica intraday sul DAX. Prima però andiamo sul sito perché abbiamo già diversi articoli in mattinata. Si parla di Bitcoin che va verso un eccesso dopo il rialzo dovuto alle notizie su PayPal. Recap settimanale anche per Enrico con Turbo Daily come ogni mattina Invest TV. Bene, ora però andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading, quindi eccoci qui, partiamo dall'oro. Oro che nella giornata di ieri è sceso con forza, non mi aspettavo questo forte ritracciamento, però guardate, molto interessante come i prezzi non hanno chiuso praticamente, non hanno rotto il minimo della candela precedente, o comunque l'hanno rotto veramente di poco, quindi questa non è una rottura al ribasso. Se andiamo a vedere il time frame H1, notiamo che dopo questa candela di indecisione, notiamo dei massimi, dei minimi via via crescenti. Sarebbe molto importante che la candela di quest'ora chiudesse quindi al di sopra di 1907.5 dollari per oncia, cosa che probabilmente accadrà visto che sto registrando e sono le 9.54. Detto ciò però cerchiamo sempre di monitorare il time frame giornaliero e con anche il minimo di ieri possiamo andare a segnarci un nuovo punto che è questo 1894,3 dollari per oncia, quindi rimane rialzista la nostra view. Però andiamo avanti perché dobbiamo vedere euro franco dove siamo posizionati al ribasso, stiamo quindi comprando anche qui i franchi svizzeri, uno short più o meno da questa zona 1,0727. In mattinate i prezzi sono scesi andando a testare la zona dei minimi precedenti in area 1,07, adesso stanno risalendo e stanno interessando la zona degli 1,07 e 20, resistenza che rimane a mio avviso importante, quindi anche qui manteniamo le nostre operazioni short. Come potete vedere nell'ultima ora l'euro si è apprezzato particolarmente nei confronti del franco svizzero, abbiamo raggiunto però una zona resistenziale che è visibile anche qui sull'H1, vediamo un po' come verrà testata. Andiamo però avanti perché come detto, oltre a queste due operazioni dove siamo su questa al ribasso mentre sul gold al rialzo, andiamo a vedere invece l'indice Germany 30 cash. Ricordiamoci che adesso nella piattaforma di Kimura possiamo operare con i cash, con i contratti cash che sono molto più convenienti, infatti abbiamo uno spread molto ridotto che è intorno a 1,3 pip tra differenza tra domanda ed offerta, molto inferiore rispetto ai contratti future. Detto ciò però andiamo a vedere quali sono i livelli più importanti, siamo su time frame a un minuto, la mia view era long, l'ho detto questa mattina intorno alle ore 9.20-9.23 e attendevo un ritracciamento per entrare long, questo ritracciamento non c'è stato, anzi forte spinta al rialzo, c'è ancora spazio però a mio avviso perché abbiamo un potenziale target a 12.690 e a 12.744, mentre per quanto riguarda delle operazioni short attenderemo il ritorno non solo al di sotto di questa fascia supportiva che ho segnalato, che è compresa tra 12.540 e 12.530, ma anche questa, anzi direi che questa è decisamente più importante, quindi attenderemo poi la rottura dei 12.500 per entrare poi al ribasso, insomma, quindi questi sono i livelli più interessanti della mattinata. Chiaramente con questa forte spinta rialzista si è creata una zona molto interessante anche a livello volumetrico a 12.628, quindi teniamo sotto osservazione anche quella. Abbiamo parlato di Bitcoin, dobbiamo chiaramente andare a fare il punto della situazione perché non c'è stato il ritracciamento nella giornata di ieri, anzi i prezzi sono saliti ulteriormente andando a testare la zona dei 13.200, oggi in lieve flessione la criptovaluta maggior capitalizzazione, ma noi la attendiamo intorno a area 12.400
prima di valutare, anzi prima di entrare quindi al rialzo. Bene ragazzi, io con Bitcoin ho concluso la rubrica del giorno, vi invito quindi a iscrivervi al webinar del lunedì, le iscrizioni sono già aperte, quindi noi ci rivediamo qui su investire.biz. Buona giornata, buon trading a tutti, ma soprattutto un buon weekend.